Rieccoci qua ragazzi, bentornati. Stavo guardando allora le statistiche prente del nostro personaggio per vedere qual è quello che ha più furtività. Le grande linea 2. Cos'è manualità? Ah, l'hanno cambiato. Ok. E niente, devo fare pari a Eder. Ehi. I got it. Would you look at that? You see that? Grande. You see that? Quante cazzo di trappole ci sono? Could have gone better. A quick rest would help if you don't mind. Take a gander over there. Pettorale. L'armatura media. Keep it down. Okay. I'd be glad to. Ah, bless you, Lord. Would have been a sorry way to go. Caught up in a dead pirate's trap. It's just bats and stinking corpses in this cave. You find anyone else? Then I'll head that way myself. See you on the beach, Captain. Perfetto. Allora, ora per una cosa. Tu cambia arma. No. Perché sbaglio? What do you need? Indeed. Va bene, sure. Posto. Però non mi dici di... Allora, quei teschietti non indicano niente di buono. Ok, potrei morire stavolta. Ce la posso fare magari. Oh, intanto ho anche i click non... Allora, non riusciamo a ucciderlo? Oh. What's a metal killing machine doing out here by himself in a cave anyway? Collecting his thoughts? I got it. What do you need? Not a sound. Prima di trovare altre trappole, più di altre.
Notazioni di prima muffiti privi di valore sono legate sul muro insieme al bottone. That art looks about as good as it smells at this point. Va bene, intanto abbiamo aumentato il livello. Well, that's gonna be hard to clean. Buono. Indeed. Ok, che è questo? Stiamo trovando roba interessante. Ah, tra l'altro. Lui l'ha messo. No, assoluto 46, ok. What do you need? Pensavo fosse messo male, invece. Sure. Abbiamo il tempo. Ok, probabilmente ritornavamo lì sopra. Mentre se andiamo di qua. Trouble up ahead. Scheletro. Quindi. Ok. Allora tu. Edar, atterri lui. Mentre io atterrerò l'altro. Perfetto. E perfetto, ok. La pistola ci abbiamo guardato. Due pistole, anzi. Keep it down. Not nice. Guess that wasn't so hard. Ce l'abbiamo fatta. Dio, armatura leggera. Meglio che niente. Cioè, è bene sempre cercare. Dopotutto, le cose possiamo sempre rivenderle comunque. Ok, basta, è finito. Allora, sopra c'era un altro posto da visitare. Qua. Attenzione. In questo luogo le acque risplendono di un blu irreale e la grotta brilla di luce riflessa. Riesci solo a intravedere un'apertura lungo la parete della grotta, verso nord-est, nella direzione in cui scorre l'acqua. Il tunnel sembra continuare per un breve tratto, prima di curvare bruscamente, ma non riesci a vedere dove conduce. Direi che possiamo tornarci un'altra volta. Oppure non lo so, aspettate un momento. Cioè, è una scelta un po' difficile perché non saprei. E se poi non ci dovessi più tornare. Vabbè, ci provo lo stesso. Ti trovi ancora una volta davanti alla pozza d'acqua, è il tunnel sotterraneo. L'acqua lambisce dolcemente la sporgenza rocciosa sui cui piedi, su cui siedi, creando una costante rumore di sottofondo. Ah. Prendendo fiato in superficie prima di immergersi, ogni membro del tuo gruppo inizia a nuotare nel tunnel, seguendo le curve formate dalle pareti della grotta. Lungo il percorso Johnny inizia a rimanere indietro. Il panico inizia a serpeggiare man mano che la distanza
da percorrere diventa sempre più evidente. Edgar torna indietro per aiutare e mettere in salvo John. Raggiungi quella che sembra essere un'altra grotta, più piccola e illuminata dalla luce del sole che penetra attraverso un'apertura. Ah, lui si è danneggiato però. Guardate che bello. Of course. Ah, ecco dove siamo arrivati. Un disgustoso odore salmastro si solleva dalle casse fradici su cui è contenuto. È marcio. Una pistola. Told him not to bring that thing in there. Didn't like the look of it one bit. But no, no one dare speak poor of his precious animancy tech. La figura aspettare si misura. Special gift from his contact, he says. Now it's acting all weird. Gives me the damn creeps. You feel it too, right? Like it's looking straight through you? Came out here to get away. Couldn't stand it staring at me anymore. Then, oh, my memory's fuzzy. Anyway, you want a Benwith's? Haven't seen you for, but he's been bringing all sort of new folks on lately. Can't hardly keep track. I think I remember something about a boat. Yeah, and some screaming. Look, maybe we should stick together. Feels right, you know? Well, with you being the only other thing around and all. I can give you a hand with, spirity stuff. Yeah, spirit. I tell you, mate, I'd take anything over this endless grey. Even Remagon's frosty arse crack. Ok, va bene. Probabilmente poi servirà a qualcosa, forse, chissà, questi spiriti. Ok, ragazzi, dai, ci vediamo fuori. Eccoci tornati alla luce del sole. Ma i nostri amici, eccoli qua. I'll boil up some water. We'll have a spy at that leg of yours. Should have seen me with that barrel, Engrim. I showed it was boss. Magrin gives some of us simpler trials than others. Simpatici. Allora andiamo a vedere di qua se troviamo qualcun altro. A meno che forse devo parlare prima con loro. Good news, Captain. I found some supplies must have washed ashore. Ok. Even better. I've located some spirits. The mundane kind, I mean. Nothing that requires your talents, Watcher. Non mi funziona. Not a one. We've come away from this one limping, Captain. But we live to see the next battle through. It's just the lot of us now, Captain. You'd best head into town, see about supplies and repairs. I'll keep an eye on the ship. Kithnev here,
I care that much. Means we're a sight better off than we could be. Of course, it's surely pirate territory. They've a number of bolt holes out this way. I'd nay be surprised if that cave up north is one of them. Could be they lie in wait for us even as we speak. Va bene ragazzi, allora dato che abbiamo ritrovato tutti quanti, ci salutiamo qua e riprendiamo il viaggio. Anzi, guarda, sto facendo i livelli come si facciano male. Facciamo i livelli a sto punto. Capacità attive. Atletismo aiuta un sacco. Manualità non sarebbe male, ma la lascerò a Eder. Sono un po'... non so ancora su cosa aumentare, sinceramente. E intanto... suono. Al momento scaltrezza potrebbe essere... utile, dato che ci troviamo in un luogo un po' così, ecco, pieno di pirati. Potrebbe essere utile essere un po' scaltri. Quindi direi di aumentarla. E qui atletismo già un po' alto. Facciamo manualità 1, dai. Ah, ok. Scusate. Ho capito, praticamente ho un punto abilità da cui spendere in una di queste cose. Quindi abbiamo... questo cos'è? Portatore d'armi. Ottiene un set di armi aggiuntivo che non è male. Mi piace. Non è male anche questo. Questi sono appunto abilità passive. Penso che se forse è in comune, chissà. No, direi che vado su questa. Ok, e facciamo lui adesso. Lui gli diamo atletismo o manualità. No, furtività, dai.
Direi che aumento anche lui la cosa in modo di essere più veloce, per l'appunto. Bene ragazzi, ho aumentato il livello a entrambi e direi che ci salutiamo direttamente al prossimo video. Ciao a tutti!